Abbiamo deciso di presentarci qui nella Regione Lazio. È una sfida entusiasmante. Credo che la Regione Lazio sia quella che più di altre in questo momento, oddio, anche la Lombardia non scherza, Antonio, però sicuramente questa è stata la regione degli scandali, degli sperperi, e c'è un bisogno urgente di cambiamento. Insieme abbiamo, con Antonio e con tanti altri soggetti, movimenti della società civile e anche con una serie di partiti che in questi anni sono stati all'opposizione del berlusconismo e del governo Monti, del governo dei tecnocrati, a noi piace chiamarli tecnocrati, altro che moderati o centristi. Abbiamo accettato di fare questa sfida. La prima priorità è ridare un senso e una dignità all'istituzione della Regione Lazio con gli ultimi scandali dell'ultima giunta di destra, della giunta Polverini, e con i precedenti governi della destra. Abbiamo bisogno di renderla di nuovo una casa trasparente. Quindi immediatamente bisogna provvedere a una serie di misure concrete contro la casta. Quindi noi proponiamo la riduzione a 3.000 euro mensili. I disastri della giunta Polverini, la Regione Lazio e il Lazio ha bisogno di una vera rivoluzione civile, una rivoluzione pacifica, ma una rivoluzione agguerrita. Una rivoluzione agguerrita dei cittadini indignati che non vogliono più questa politica antica del malcostume, delle ruberie, e noi vogliamo cambiare la politica, a cominciare dalla Regione Lazio, nel nome della trasparenza, della pulizia e del lavoro. Berlusconi è stato ed è la vergogna dell'Italia nel mondo, lo ha purtroppo rappresentato troppo a lungo. Ieri non ha perso l'occasione di farci vergognare di nuovo nel mondo, in Italia e nel mondo, trovando il giorno della memoria modo di offendere le vittime dell'Olocausto dicendo che Mussolini aveva fatto delle cose buone, una cosa che fa venire i brividi, sulla quale non è mai sufficiente la reazione indignata dei cittadini. L'unica cosa che mi consola è che finalmente, ci sono voluti 20 anni, finalmente gli italiani sono vaccinati da Berlusconi, non ne possono più e non lo voteranno più. Questo mi consola. Grazie, scusate, devo scappare dall'altra parte. In caso di mancata elezione alla presidenza, Ruotola sarà in consiglio regionale o no? In io non sono presente nel consiglio regionale, quindi la legge esclude una mia presenza in consiglio regionale. Io mi auguro che i cittadini e le cittadine di Roma e del Lazio diano tanti voti a questa bellissima sfida, rivoluzione civile. Io la prendo, questo nome la prendo da un maestro del cinema, da Mario Monicelli, che disse non tanto tempo fa, prima di morire, disse: qui ci vorrebbe una bella rivoluzione civile.